Buongiorno, ciao, eccomi qua. Allora, adesso faccio partire la connessione per vedere se sono dritta, come ci sono, come sono. Così? Ecco, infatti lì era storta. No, cioè, muovi il tavolo, Sì. amore. Buongiorno, ben arrivati. Siamo qua. Per chi non mi conosce, mi presento. Mi chiamo Chiara Fusi. Questa è la mia ottava diretta. Ringrazio fin da subito sia Caterina che mi ha introdotta in questa piattaforma di condivisione dei nostri saperi, delle nostre passioni e soprattutto Gaetano, ovviamente. Grazie infinite. Oggi qui a Milano c'è un bel venticello, c'è il cielo mezzo grigio, nuvole che corrono. Intanto che aspettiamo che arrivino altre persone, che si colleghino le altre persone. Vi va di scrivermi da quale regione mi state seguendo? Così per avere un'idea. Intanto che aspettiamo, per non aspettare a vuoto. E dopodiché cominciamo a giocare. Alice, buon pomeriggio. Barbara, buongiorno. Sabrina, Contena. Ciao Sabrina, bella, benvenuta. Silvia, benvenuta Silva, Silvia, cara Silvia, Maria Grazia, buongiorno. Alberto, ciao fratellone. Francesca, Genova. Oh, cominciano ad arrivare, eh? Se siete persone a cui diciamo che danno molta attenzione alla privacy, mi basta anche la regione. Ciao Irene, buongiorno. Irene è la mia socia. La mia aiutante oggi mi aiuta perché non può essere qui con me a co-condurre, ma arriveranno anche i tempi in cui faremo queste dirette insieme ad Irene. A presto, cara. Buongiorno Rosalinda, buongiorno Franca, buongiorno Francesca. Francesca mi scrive dalla Toscana, da Grosseto. Oddio, quanto adoro la tua provincia della Toscana. Ciao Mary. Ciao Barbara, ciao Maria Grazia. Maria Grazia dalla Lombardia, Sabrina anche lei da Genova, abbiamo già due da Genova. Dalla Puglia, Agnese, benvenuta la Puglia. Molise, mamma che bello, quante regioni, sono emozionata. Silvia dalla Toscana, ciao Clelia. La Clelia è una persona speciale. È la meravigliosa donna che mi ha sposata nello scorso agosto. Mi sono sposata per la seconda volta e Clelia è stata la nostra officiante. Bene, allora, come vi dicevo, io invece trasmetto questa diretta da Milano. A Milano c'è un vento piacevole, un cielo in movimento. Ferrara, Manuela, quindi abbiamo anche l'Emilia Romagna, abbiamo ancora la Toscana, Silvia scrive da Prato. Che bella questa cosa, mi piace sapere dove siete dislocate voi. Parlo al femminile perché decisamente il 90 almeno per cento dei partecipanti a queste dirette sono donne. Grazie cara. Como, abbiamo una Silvia che scrive da Como, quindi abbiamo Lombardia. Allora, oggi vi propongo di giocare con le metafore. Faccio un brevissimo riepilogo sul motivo per cui ho scelto di portare l'intelligenza. Ah, abbiamo anche la Svizzera. La Svizzera. Ah, Milano, abbiamo un'altra persona da Milano. Molto bene. Ciao concittadina. Dunque, stavo dicendo, il motivo per cui ho
ho scelto di specializzarmi nell'intelligenza emotiva arriva da un passato di fatiche, di difficoltà. Sono nata in una famiglia, diciamo un po' così disfunzionale, dove o non si parlava mai o si gridava, e nell'arco della mia vita, per sanare soprattutto me stessa e le relazioni significative della mia esistenza, ho deciso di rimettermi a studiare quando avevo circa 36 anni e con un percorso, anche Barbara scrive da Milano, grazie Barbara. Manuela, ben arrivata. Gabriele, che onore averti tra di noi. Ciao Gabriele. Allora, stavo dicendo che sono arrivata a specializzarmi nell'intelligenza emotiva perché per me è stato un vero bisogno. Ho fatto un percorso, un master in counseling ad orientamento gestaltico e in particolare io da 14-15 anni lavoro con degli incontri di counseling artistico e soprattutto in questi anni ho capito che la cosa che mi veniva meglio in assoluto sono i giochi, inventare giochi per lavorare sulla nostra intelligenza emotiva. Questo è come io vedo l'intelligenza emotiva. Secondo me, si irradia in quattro settori diversi della nostra esperienza su questa terra. Partiamo da un'intelligenza emozionale intima, che è quella su cui lavoriamo maggiormente durante queste dirette. Poi ci allarghiamo in quella sociale, cioè cosa provi tu e come possiamo comunicare al meglio io e te per avere una relazione migliore. Poi abbiamo quella ecologica, come possiamo stare meglio nel mondo che abitiamo. E l'intelligenza spirituale invece è come possiamo comprendere anche ciò che non si vede, quindi tutta quella parte energetica anche del nostro stesso corpo che esiste ma non si vede. Naturalmente sto parlando di quelle energie che si irradiano non solo all'esterno, ma che fluttuano all'interno del nostro corpo, che è una materia molto più, diciamo, trattata nella parte orientale del pianeta. Qui da noi c'è stato un po' di resistenza per un certo numero di secoli, ma adesso siamo ritornati a sposare in qualche modo tutte quelle che sono le sapienze orientali. Un breve riepilogo per raccontarvi un po' come sono arrivata qua. Io sono in rappresentanza di una struttura, di un'associazione che si chiama Luovo Nuovo. Noi proponiamo giochi per emozionarti. Giochi per poter lavorare, allenare e stare il più in contatto possibile con la nostra intelligenza emotiva. Perché è importante lavorare sull'intelligenza emotiva? Perché non possiamo andare in un negozio a comprare 10 anni di relazione armoniosa, non possiamo comprare l'amore delle persone. Tutto ciò che noi possiamo fare per la nostra intelligenza emotiva è lavorare innanzitutto su noi stessi, quindi chiunque di voi abbia voglia di trovare dei modi innovativi per diventare sempre più bravo, più brava nel gestire le relazioni, sia sentimentali, ma anche le relazioni, quelle che ci coinvolgono nella nostra vita quotidiana, quindi anche con persone che magari faremo volentieri a meno di vedere, questo è il posto giusto. Detto questo, vi introduco quelli che al momento sono i giochi emozionali che abbiamo trasformato in un oggetto vero e proprio, in qualcosa di tangibile. Abbiamo al momento due mazzi di carte, uno sono 40 emozioni, ma oggi non le useremo, le abbiamo usate l'altra volta e diverse altre volte, e un altro mazzo di carte di metafore, sono 20 metafore. Oggi giocheremo con questo fantastico, magico, meraviglioso mondo metaforico. Quindi possiamo partire. Subito vi dico che se volete giocare al meglio, ma non è obbligatorio,
È meglio che vi tenete un foglio di carta e un abiro davanti a voi. Qualche cosa su cui scrivere per poter tenere un minimo traccia di quello che io mano a mano vi propongo. E se qualcuno di voi ha scaricato la mappa che io ieri avevo pubblicato su internet, su Facebook, se l'avete stampata, tenetevela a disposizione, che sarà il secondo gioco che facciamo insieme. Bene, allora, come vi dicevo, le metafore sono 20. Oggi vi propongo tre giochi che vedranno impegnate tre metafore. La prima è la metafora del mondo vegetale, la seconda la metafora dei colori e la terza la metafora che ha a che fare con i rumori. Allora, partiamo dalla prima. Il primo gioco consiste in questo. Nel mondo vegetale, voi sapete, c'è una grande varietà di creature, chiamiamole così, dagli alberi, i fiori, i frutti, la verdura. Oggi vi propongo tre riflessioni riguardo. Impariamo l'alfabeto emotivo a partire dai banchi di scuola. Giusto, Irene? Brava. Allora, quindi partiamo metafora del mondo vegetale. La prima cosa che vi chiedo, no? La prima interazione che facciamo insieme è questa. Se tu fossi un albero e potessi restare albero per un anno intero, che albero saresti e dove ti piacerebbe essere collocato? Quindi, albero. Se tu fossi un albero, che albero saresti e soprattutto dove vorresti essere? Hai un anno di tempo per vivere un'esperienza come albero. Aspetto un po' le vostre suggestioni, se avete voglia di condividerle, posso cominciare a leggere. Naturalmente c'è una discrepanza di circa un minutino. Allora, la prima a rispondere è Sabrina, una palma al mare. Abbiamo Silvia che invece vorrebbe essere un larice nelle foreste della Scandinavia. Ok, vediamo se abbiamo qualcun altro che ci racconta che albero vorrebbe essere e dove vorrebbe essere. Nel frattempo, che voi riflettete, allora, Irene mi dice una maestosa quercia in una cittadina greca, un ciliegio a Chioto, mi dice Manuela. Rosalinda vorrebbe essere una rosa nel suo giardino, bello, molto interessante. Francesca dice un ciliegio. Alice dice un fiore di pesco vicino all'acqua. Agnese un glicine al mare. Gabriele, anch'io una palma in riva al mare, ovviamente. Tu e Sabrina potete andare insieme. Silvia, un salice. Lola, un albero in un bosco in montagna. Mary dalla Svizzera ci dice una quercia in mezzo ai boschi. Una quercia sulle colline, dice Sabrina. Francesca dice un ciliegio in un giardino. Sabina dice un ulivo in Toscana, Franca, un salice in un prato maestoso, in un prato esteso, verde e brillante. È bello come alcuni di voi arricchiscono anche con degli aggettivi. Silvia, un salice in un prato verde lussureggiante. Sabina, una quercia vicino al fiume. Lella dice un ciliegio in un aranceto. Ma guarda, è molto interessante questa cosa. Allora, spero che vi siate tenuti nota di dove, che tipo di albero vorreste essere per un anno intero. Passiamo alla seconda suggestione, sempre nell'ambito della metafora del mondo vegetale. Allora, se voi foste un fiore per una settimana, che fiore vi piacerebbe essere e dove? Intanto vado avanti a leggere gli alberi. Matteo, ciao Matteo, uno dei pochi uomini in ascolto. Vorrebbe essere un abete su una montagna con un panorama meraviglioso su laghi e valli. Guardate quanti bei particolari. Ok,
Abbiamo visto l'albero, un albero per un anno intero, quale albero e dove. Adesso passiamo a un fiore per una settimana e dove. E vediamo quale altra suggestione vi viene legata al mondo delle metafore. Allora, Silvia vorrebbe essere un tulipano nero in Olanda, molto raro. Rosalinda vorrebbe essere una margherita in un prato di montagna. Alice, un girasole in mezzo ad un prato verde meraviglioso. Sabrina, un girasole in Toscana. Manuela, una stella alpina sulle Dolomiti. È bellissimo leggervi. Maria Grazia, Acero in Liguria, Mare e Monti, siamo ancora all'albero. Maria Grazia, va bene, grazie. Poi abbiamo Franca, vorrebbe essere un ciclamino in un bosco incontaminato. Francesca, una rosa al mare. Lola, un tulipano rosa in un giardino di fiori. Ok, allora passiamo alla terza suggestione del mondo vegetale. Ciao Tommaso, ben arrivato. Sabrina vorrebbe essere una viola in un prato esteso. Ok, passiamo alla terza suggestione, in modo che mano a mano che arrivano le suggestioni le leggo. La terza, se tu fossi un frutto che vive un giorno prima di essere mangiato, che frutto ti piacerebbe essere e dove? Quindi, anche per il frutto, Irene vorrebbe essere una margherita insieme a tantissime altre margherite in un prato cittadino. Maria Grazia, una rosa, rosa, boso vicino a un ruscello. Forse la rosa boso è sono ignorante in botanica, non so che cos'è. Poi abbiamo Tiziano, una violetta in un sottobosco, Silvia, un glicine vicino al fiume, Lella Marotto, una fresia in un giardino. Vedete com'è interessante la differenza che ognuno di voi vive come vocazione riguardo a questo. Voi sapete che il mondo delle metafore ci aiutano a esprimere una parte di noi in modo intuitivo, immaginifico, senza essere filtrati dalla nostra incessante mente che tutto vuole ragionare. Abbiamo Sabrina che ha già scelto il frutto, è una pesca ed è al mare. Silvia è una succulenta albicocca in un campo in Umbria. Abbiamo Francesca che è una fragola. Sabina è una mora in mezzo ai rovi, molto interessante per quello che poi lo vediamo dopo. Lola, una pesca in campagna. Mary, un'anguria al mare. Rosalinda, un limone contro un muro di pietra antica. Mamma, quanto siete belli! Sabrina, un fico, questo è il frutto, in campagna. Maria Grazia, una pesca in montagna. Abbiamo già due pesche. Sabina una fragola in un bosco, Alice una fragola rossa dolce, bella in mezzo a un prato pieno di luce. Guardate come siete uniche, come se siamo tutti unici, come le vostre definizioni sono così suggestive. Una pesca al mare, anche Irene, abbiamo tre pesche, un cocco Alberto dice in spiaggia, Manuela un frutto della passione in spiaggia, abbiamo già due spiagge. Una fragilità, immagino fragola di bosco, immagino una mora in un bosco, un mango su una spiaggia, l'anguria in spiaggia, una fragola in una Macedonia, molto interessante. Allora, vediamo qual è la seconda parte di questo primo gioco delle metafore che vi voglio proporre. Adesso spero che abbiate scritto, no? La suggestione che vi voglio dare è questa. È una suggestione, ci tengo, non è un'interpretazione, perché io non voglio assolutamente interpretare niente, perché sono convinta che ognuno di noi è il massimo esperto di se stesso, nessuno mai potrà essere più approfonditamente un conoscitore di se stesso. Quindi io vi do solamente delle evocazioni. E ognuno di voi farà le sue riflessioni e otterrà qualche cosa di buono e di nuovo per sé. Allora, andiamo avanti. Le suggestioni che vi vorrei dare è questo. Riguardo all'albero,
E se l'albero fosse il luogo dove ti piacerebbe andare a vivere? Prova a fare la connessione tra dove ti eri collocato come albero. Per esempio, mi ricordo le due palme di Gabriele e di Sabrina, in riva al mare. Potrebbe essere, non è detto, potrebbe essere che l'albero che tu vorresti essere è il luogo dove ti piacerebbe andare a vivere? Punto di domanda. Seconda suggestione. Potrebbe essere che il fiore che tu hai scelto e dove lo hai collocato potrebbe essere il tuo luogo ideale dove andare a rigenerarti. Una settimana. Una settimana è un bellissimo lasso di tempo per poter staccare la spina, dedicarsi a se stessi, non chiamiamola vacanza, ma proprio un luogo dove rigenerarsi. E terzo abbinamento, terza suggestione. Vedi, Silvia mi dice già, sì, in Norvegia. Io vorrei andare a vivere in Grecia, è vero. Vedete che può funzionare, diciamo, come abbinamento. Albero per un anno, luogo dove ti piacerebbe vivere. Secondo, fiore per una settimana, luogo ideale per te dove staccare la spina, dove rigenerarti, dove riposarti. Sì, io adoro la montagna, assolutamente, mi dice Alice. Terza suggestione, il frutto dove essere prima di essere mangiato. Potrebbe essere che il luogo che hai scelto, dove tu ti sei raffigurato come frutto, potrebbe essere invece il posto dove ti piacerebbe scappare per un giorno con il tuo amato, la tua amata, oppure con la tua amica del cuore, con il tuo amico del cuore, con una persona che non vedi magari da un po' di tempo. Quindi, albero, luogo dove abitare. Fiore, luogo dove staccare la spina, frutto, la giornata, magari anche trasgressiva, mettiamola così, dove vorresti stare, scappare e dedicare tutta te stessa o tutto te stesso alla persona amata. È interessante nei rovi, infatti Sabina, infatti io prima quando ho visto ho detto... È molto interessante questa cosa che hai detto nei rovi. È ovvio che stiamo giocando, no? Sì, assolutamente. Sul posto dove sfugo dalla quotidianità, mi dice Sabrina. Manuela, non necessariamente sulle Dolomiti. Ok, va bene. Vorrei scappare sì al mare. Come vi dicevo, stiamo giocando. È solamente una suggestione che vi voglio portare e questo non ha nessuna pretesa di essere una cosa scientifica. Allora tu hai detto quello e sei quello. Però... Un bel casale in Umbria per rigenerarsi, eh Silvia, in effetti. Ok, questo era l'intento di questo primo gioco. Ricordiamoci che il mondo delle metafore va vissuto, sì, scappare al mare. Mary, sì, risuona tutto per me, mi fa piacere. Anche Lola dice, è vero. Ecco, così, scusatemi. È stata così, un'intuizione che ho avuto nel coniugare questi giochi che sono nati per essere condivisi tra un gruppo di persone che fisicamente si ritrova in uno stesso luogo e che in questo momento della nostra vita siamo costretti tutti quanti a trovare dei modi per poter ovviare all'impossibilità di ritrovarci insieme. Nel mio caso ho dovuto cercare di coniugare questi giochi facendomi aiutare anche dai miei soci. Ieri mi hanno aiutato sia Andrea che Irene per realizzare qualche cosa che possa essere comunque interessante per voi che siete qua con me in una trentina di persone e anzi vi ringrazio tantissimo per essere qui con me e per accogliere le mie proposte di gioco riguardo questo tema. Bene, allora io direi che salutiamo il mondo vegetale e passiamo ad un'altra potentissima metafora,
una metafora all'apparenza semplice, ma densa di profondi significati, e sono i colori. I colori oggi noi li tratteremo nella loro essenza più spettacolare, perché oggi trattiamo i sette colori dell'arcobaleno. Voi sapete che quando l'acqua passa attraverso, scusate, la luce passa attraverso le gocce d'acqua, si trasforma e in base alla vibrazione che possiede l'energia della luce, trasmette, diciamo, proietta un diverso colore. Quindi i sette colori dell'arcobaleno sono la metafora con la quale giocheremo oggi. I sette colori dell'arcobaleno sono rosso, arancione, giallo, verde, azzurro, blu o indaco e violetto. C'è anche la collocazione dei sette colori dell'arcobaleno nei nostri sette centri energetici, che sono i chakra, i sette chakra, come immagino che qualcuno di voi li conosca. In ogni caso, noi oggi facciamo un lavoro molto più semplice, diciamo. Allora, chi tra di voi ha scaricato questa mappa ieri da internet, ha il lavoro già mezzo pronto. Chi invece non l'ha scaricata, sul foglio che ha davanti scriva i sette colori dell'arcobaleno. Li ripeto: rosso, arancione, giallo, verde, azzurro, indaco e violetto. Ok, questi sono i sette colori con i quali lavoriamo. La proposta che vi faccio è quella di immaginare di avere sette locali nella vostra casa che potete scegliere di colorare. Per colorare intendo scegliere un colore dominante, non che tutto deve essere per forza di quel colore, compresi tutti gli arredi, ma la suggestione, la componente, il colore principale deve essere uno dei sette colori dell'arcobaleno. I sette locali che ho scelto da abbinare, che dovranno essere usati tutti e sette, molto importante. Abbiamo sette locali, sette colori. Non potete scegliere due colori per un locale, non potete nemmeno eliminare un colore se non è il vostro preferito, dovete usarli tutti e sette. Allora, le sette stanze che vi chiedo di arredare con questi colori sono una cucina, quindi un luogo dove si cucina e anche dove si mangia, una sala, un salotto dove generalmente c'è un divano, una camera da letto, dove si va a dormire, dove c'è il letto, il bagno, la toilette, un locale hobby, e per locale hobby si intende un luogo dove si possono fare le cose che piacciono di più. Non so, a chi piace di più ascoltare la musica, chi gli piace ballare, chi gli piace avere un laboratorio di pittura, a chi vuole fare ginnastica, a chi vuole fare yoga, chi vuole fare un laboratorio di elettronica, per esempio, quindi il locale hobby. Poi abbiamo lo sgabuzzino e poi abbiamo chi ha la fortuna di avere un giardino, chi se no un balcone o un terrazzo. Allora, ognuno di voi, ho perso la connessione, spero di essere di nuovo in linea, spero che tutti vedano. Allora, il gioco quindi consiste in questo. Chi ha la mappa è ancora più avvantaggiato, altrimenti dovete arredare con un colore predominante, quindi mettere anche alle pareti. Sono passata dal lavoriamo con il colore delle stanze. Esattamente, Lili. Allora, il gioco che vi propongo con la metafora del colore è questo: sette colori dell'arcobaleno, sette stanze da arredare, da dipingere, da riempire con un colore dominante. Quale
Quale colore metteresti in cucina? Quale colore in sala? Quale nella camera da letto? Quale in bagno? Quale nello sgabuzzino? E quale nel terrazzo o nel balcone? Allora, mi chiedono di ripetere i sette colori dell'arcobaleno. I sette colori dell'arcobaleno sono rosso, arancione, giallo, verde, azzurro, indaco e violetto. Ok? Grazie Beatrice. Anche Beatrice nella sua nota ha messo i sette colori dell'arcobaleno. Spero che si leggano qua, vediamo se sono abbastanza leggibili. I sette colori sono questi, va bene? Rosso, arancione, giallo, verde, azzurro, indaco, violetto. Perfetto, grazie mille a chi mi sta aiutando. Adesso, per chi ha la mappa, deve fare questo semplicissimo lavoro, abbinare i locali con i sette colori dell'arcobaleno. Chi non ha stampato la mappa non ha nessuna importanza, basta un foglio dove mette da una parte i colori, dall'altra i locali e fa questo abbinamento di colori, ok? Spero che riusciate a leggere, ve lo lascio un pochino qui così potete guardare. Chi ha voglia di condividere mi può scrivere la cucina, so, arancione, la sala è verde, la camera è violetta. Chi ha voglia di cominciare a condividere quando avete finito di scrivervelo, che avete voglia di condividerlo con noi, va benissimo. Allora, leggiamo va Silvia che ha già fatto il compito, tra virgolette. Per lei la cucina è arancione, il salotto è violetto, la camera verde, il bagno è blu, la stanza hobby è gialla, lo sgabuzzino è rosso e il giardino in azzurro. Vediamo Lili, cucina azzurro, stanza da letto indaco, soggiorno violetto, rosso la stanza, verde il terrazzo, arancione il bagno. Silvia mi dice la mia cucina è gialla. Oh, che meraviglia, quanto mi piace questo mondo variegato, quanto adoro il fatto che ognuno di noi c'ha i suoi gusti, c'ha i suoi colori, c'ha le sue connessioni. Mi piace da matti questa cosa. Vediamo Sabrina. Sabrina vorrebbe la cucina rossa, la sala arancione, il balcone giallo, verde lo sgabuzzino, la stanza degli hobby la vorrebbe indaco, la stanza da letto violetta, uguale io e te, e il bagno azzurro, uguale io e te. Sabrina, abbiamo due locali che coincidono. Potremmo quasi quasi andare a vivere insieme. Irene, un bel giallo vivace e luminoso in sala. Ok, poi abbiamo Alice, cucina giallo, camera. Oh, adesso non riuscirò a leggervi tutti, perché state arrivando tutti insieme. Sara dice: ok, tenetevi. Manuela, rosso la camera da letto, arancione la cucina, giallo lo sgabuzzino, verde l'azzurro, il locale hobby indaco, il balcone violetto. Ah no, violetta la sala, indaco il balcone, violetta la sala. Matteo, vediamo qua. Allora, abbiamo la cucina rossa. La cucina rossa piace. La sala arancione, la camera azzurra, il bagno indaco, l'hobby lo vorrebbe verde, lo sgabuzzino giallo e il balcone violetto. Ok. La cucina. No, scusate se non vi leggo tutti, non riesco. Rosalinda, cucina gialla, sala blu, camera da letto violetta. Io e te, Rosalinda, stessa camera da letto, bagno azzurro, locale hobby verde, sgabuzzino rosso, il giardino arancione. Andiamo avanti. Giallo balcone, entrata e non ho lo sgabuzzino. Ah, ok, beh, anche il box. Chi non ha lo sgabuzzino potrebbe anche essere il box. Stanza hobby arancione, perché deve essere divertente. Poi abbiamo Monica che dice cucina giallo, sala arancione, camera violetto. Allora, vedete quante meravigliose. Adesso non scorre più. Nuovi commenti. Ok. Stanza guarigione rossa. Ok. Sara
Sabrina Galli, la cucina azzurra, la sala rossa. Ok. Linda, buongiorno. Buongiorno a te, Linda, ben arrivata. Lella, abbiamo la cucina gialla, il salotto indaco, la camera da letto violetta e siamo in tre. Camera bagno azzurro, siamo in quattro, abbia ragione. Scappuccino verde, terrazzo rosso cotto. Ok. Allora, adesso non capisco perché non mi va più. Ok, va bene. Dunque, abbiamo raccolto un po' delle vostre suggestioni. Intanto cominciate a riflettere su, così vi lancio là degli spunti, no? C'è un colore che vi è un po' forzato, per esempio, c'è cioè un colore che non avreste mai usato. Come vi siete sentiti nel fare questa suddivisione, nell'ipotizzare di avere una casa arcobaleno, nel senso che tutti i colori insieme potrebbero darci una sorta di equilibrio, di armonia, però non è detto perché non tutti noi abbiamo gli stessi gusti e quindi possiamo anche desiderare di non scegliere un colore. Io, per esempio, adesso vi racconto quali sono. Vedi, ecco, Silvia mi dice: io non userei il rosso. Ecco, Sabrina mi dice: l'arancione non l'avrei mai usato. Ecco, proprio questo che volevo chiedervi. Cioè, una riflessione senza stare tanto lì al perché, non importa. Quello che ci può essere utile come riflessione, Sabrina, il rosso non sapevo dove metterlo, ok. Un'altra che dice il rosso non sapevo dove metterlo, un'altra che parla del rosso, Manuela si è sentita vincolata. Ecco, questa è una cosa comunque interessante perché effettivamente per alcune persone può essere stata un po' una cosa. Non userei ben tre colori su sette, mi dice Irene. Mi sono sentita un po' costretta. A me l'indaco non piace, dice Mary, perché è troppo scuro. Ok, ecco, vedete come. È molto interessante questa cosa, no? Adesso però vorrei passare a una suggestione in più che vi vorrei dare riguardo a tutti i colori che avete abbinato e cercare di trovare anche insieme. Io vi leggo quelle che sono state le suggestioni che sono arrivate da me, da Irene ieri che mi ha aiutata. E anche dai miei figli Tommaso e Beatrice che mi hanno aiutata ieri e anche da Andrea. Allora, che significato ha la cucina, il locale cucina e come mai ho scelto proprio quel colore? Che cosa ci sta bene con queste cose che adesso vi dirò? Allora, la cucina è un sintomo, cioè un simbolo di nutrimento. La cucina è convivialità. La cucina è dedizione, dedizione per sé, dove si cucina, e anche dedizione per le altre persone, le persone che amiamo. Spesso cuciniamo per le persone che amiamo. Il colore che hai scelto, per la cucina, lo senti bene in sintonia con queste sensazioni, con questa connessione. Passiamo alla sala. La sala è un luogo di chiacchiera, la sala è un luogo di relax, è un luogo di riposo, è un luogo di condivisione, è un luogo di feste, di party, di aperitivi magari. È un luogo anche di spensieratezza. Come ti piace il colore che hai scelto in base a questa visione della sala? Per esempio, se per la sala vediamo, anche io non userei il rosso, ok? Se per la sala io per esempio per la sala ho scelto il verde. Il verde per me è un colore molto che mi ricorda molto non soltanto la natura, ma anche proprio la potenza dell'amore. Il verde è il colore centrale nei sette centri energetici dei nostri chakra che abbiamo nel nostro corpo. Quindi io mi sento bene in sintonia con il colore che ho scelto riguardo al relax. Sì, l'indaco
Irene mi dice: sì, la cucina rossa energizzante come il cibo che mi deve dare energia. Ok. Poi suggestioni riguardo al significato del locale, camera da letto e il colore che avete scelto. Avviso che c'è l'ansa. Abbiamo l'ansa che sta passando a pulire la strada, per cui c'è un po' di rumore. Prova a vedere il balcone, amore, se lo puoi chiudere magari. Allora, camera da letto, dicevamo. La camera da letto è comodità, privacy, è sensualità e anche sessualità, volendo, è ristoro, è ricarica. Ecco, queste suggestioni sono ben avvantaggiate dal colore che hai scelto? Sì, anch'io la cucina rossa, mi sento in sintonia col rosso, dice Sabina. Ok, quindi ripetiamo, la camera da letto abbiamo detto, comodità, privacy, sensualità, ristoro e ricarica. Senti che queste azioni, che queste azioni sono ben aiutate dal colore che hai scelto, ti senti supportata dal colore che hai scelto, ha un senso per te? Passiamo al bagno, la toilette, intimità. La toilette è intimità. Quella sensazione definita body positive che mi ha suggerito ieri Irene, che riguarda quanto ci sentiamo in sintonia con il nostro corpo. Nella sala da bagno noi ci prendiamo cura di noi, del nostro corpo, ci preoccupiamo della nostra igiene e abbiamo tutta la possibilità di vivere l'amor proprio, il nostro amor proprio. Lì siamo intimamente soli, tranquilli e ci occupiamo del nostro corpo. Il colore che hai scelto, senti che ha a che fare con questo? Per me è la camera verde, dove il mio spirito riposa il più possibile, associato al colore della natura, mi dice Silvia. Lella mi dice: la mia casa è realmente un arcobaleno, solo il rosso mi ha frenato un po'. Lella, sono assolutamente in sintonia con te, anche la mia casa è un arcobaleno, se tu la potessi vedere. Non manca niente, non manca nessun colore. Andiamo avanti con le suggestioni. Sgabuzzino. Lo sgabuzzino, abbiamo ipotizzato che lo sgabuzzino si può abbinare a qualcosa che ha a che fare con i segreti e le bugie, anche qualcosa dove nascondiamo, dove mettiamo ad esempio le cose che non vogliamo che le persone che ci vengono a trovare vedano, quindi magari le cose quelle socialmente un po' meno accettabili. È un nascondiglio, lo sgabuzzino può anche essere un nascondiglio. E perché no? Nello sgabuzzino potrebbe anche esserci qualcosa che ha a che fare con i nostri timori e con le nostre paure. Il colore che hai scelto ha per te un senso, ti evoca tutto questo che ho citato, segreti e bugie, nascondiglio, timori. Come lo vivi? Come lo senti questa cosa? Adesso passiamo all'ultimo locale, il terrazzo o balcone o per chi è fortunato un bel giardino. Allora, terrazzo, balcone, contatto con la natura, relax, la visione del mondo. Io da dove abito ho la vista, la visione del mondo, ma ho anche la visione del cielo, la visione delle nuvole, la visione dei volatili. Quindi il colore di questo locale, che più di qualsiasi altro locale della nostra abitazione, ci mette in contatto con l'esterno, con il mondo che abbiamo fuori di noi. Ha un senso il colore che hai scelto? Sabrina mi dice che il balcone giallo le trasmette armonia. Silvia mi dice che il giardino azzurro come il cielo senza limiti. Lella mi dice che
che lei lo vede viola come l'ametista, purificante, rilassante, rigenerante. Ok, Rosalinda mi dice che il bagno lo vorrebbe azzurro, la pulizia, esatto, l'acqua. Ecco, questa era la seconda suggestione, era il secondo gioco delle metafore. Aspetto ancora qualche minuto per vedere se qualcuno di voi ha voglia di condividere qualsiasi cosa ha provato durante questo gioco. Oltre a giocare, quello che vi chiedo, Rosalinda mi dice per lei il giardino arancio è alla forza del sole. Eh sì, il sole è fondamentale per la nostra biologia. Noi abbiamo bisogno di lasciare la pelle al sole. Questo non lo dico io, ma lo dicono tutti i dottori del mondo, che la vitamina D fondamentalmente la dobbiamo creare, sintetizzare attraverso la luce del sole. Manuela mi dice che il balcone indaco è la connessione con il mondo per lei. Ok, ecco, durante questi giochi, oltre che a rispondere alle mie suggestioni, alle mie proposte, cercate di tenere sempre un po' di contatto con il vostro mondo emozionale. Cosa avete provato nel arredare questi sette fantastici, fantasiosi locali della vostra casa? Vi siete sentiti a vostro agio? Avete avuto un pochino di agitazione, ma magari un'agitazione anche piacevole? Oppure vi è sembrata una cosa un po' noiosa? Oppure, cioè, cercate sempre, quando facciamo queste dirette, siccome lavoriamo sull'intelligenza emotiva, di tenere sempre una parte della vostra attenzione a quello che state provando in quel momento. Elena mi dice: il mio sgabuzzino è dipinto in arancio con venature d'oro. Volevo il sole nel centro della mia stanza. Mamma mia, quante cose bellissime scrivete. Alice mi dice: io il balcone verde con la natura che dà quel senso di pace con il sole e il cielo. Ok, alcune persone hanno abbinato il colore con quello che può essere la componente predominante, altre invece sono andate con un colore assolutamente diverso dal verde, perché il giardino, il balcone dice sì, il verde, invece non tutti voi avete scelto il verde, anzi, no? Addirittura il mio, guardate, qua ci sono i miei colori, giusto per onestà di condivisione, anch'io voglio condividere i colori che ho scelto. Questi sono i colori dei miei locali e mi fa piacere mostrarli anche a voi. Quindi la mia cucina è arancione, la mia sala è verde, la mia camera da letto è lilla, violetta, il mio bagno è azzurro, il mio locale hobby è indaco, il mio sgabuzzino è blu. I miei segreti e le mie bugie, scusate, è giallo. I miei segreti e le mie bugie sono gialle e il mio terrazzo è rosso. Bene, allora passiamo all'ultimo gioco di oggi. Facciamo l'ultimo gioco in questo quasi quarto d'ora che ci rimane e giochiamo con la metafora del rumore. Ok? Il rumore, il gioco che vi propongo per concludere questa nostra maratona di metafore, è il rumore. E qui abbiniamo la metafora del rumore a... Allora, scusate, mi fermo un attimo perché mi fa piacere condividere quello che ha scritto Alice su come si è sentita in questo gioco. Io mi sono sentita un po' agitata, un pochino, fino ad un certo punto, e poi invece in armonia e in compagnia assieme a voi. Un gioco davvero piacevole e anche divertente. Ti ringrazio, Alice, mi fa molto piacere, mi è fatto piacere condividere quello che hai provato e leggerlo a tutti.
Bene, adesso scusate, guardo l'ora perché davanti a me c'è un orologio che si è fermato alle 3 meno 2 minuti, quindi vuol dire che non funziona. In realtà ne mancano solo 9, per cui dai, facciamo l'ultimo gioco. Rumore. Abbiamo 4 stagioni: il rumore della primavera, il rumore dell'estate, il rumore dell'autunno e il rumore dell'inverno. Chiedo ad ognuno di voi di lasciare che arrivi subito così la prima suggestione che vi arriva e immaginare qual è il rumore che più vi ricorda la primavera, qual è il rumore che più vi ricorda l'estate, che più vi piace, che più vi colpisce, qual è il rumore che maggiormente invece avete durante l'autunno e quale rumore invece è per l'inverno. Vediamo un pochino che cosa condividete con me e come facciamo questo ultimo gioco. Oggi bevo più del solito, non perché sono agitata come la prima diretta, ma perché ieri sera ho mangiato la pizza, quindi mi è rimasta ancora un po' di sete, un po' di gola secca. Allora, abbiamo il primo rumore abbinato alla primavera. Se volete scriverli anche tutti insieme va bene, eh? Quindi primavera, rumore, estate, rumore, autunno, rumore, inverno, rumore. In modo che se li posso leggere tutti e quattro insieme, se avete voglia. Dunque, intanto che voi mi mandate le vostre riflessioni, le vostre suggestioni, visto che mancano solo 7 minuti, vi voglio subito svelare quali sono gli abbinamenti che abbiamo fatto? Allora, il rumore che avete scelto per la primavera ha a che fare. Ok, estate, grida dei bimbi, sempre Manuela. Autunno, lo scricchiolare delle foglie, anch'io Manuela. Nel parco, ok, manca l'inverno. Estate, le onde del mare, ok. Matteo, primavera, il cinguettio degli uccellini. L'estate, lo sciabordio delle onde. L'autunno, i tuoni nel temporale. L'inverno, il soffice scricchiolio della neve. Anch'io l'inverno ho messo lo scricchiolio della neve sotto gli scarponi, Matteo. Abbiamo insieme questa cosa. Gli uccellini vanno per la maggiore. Primavera, estate, silenzio e cicale, dice Rosalinda, l'autunno la pioggia, l'inverno la confusione dei locali chiusi. Che bello! La primavera, il cinguettio degli uccellini, l'estate, le risate lontane dei bimbi in mare, anche questo, eh? L'autunno, il vento tra le foglie, e l'inverno, il muggire delle onde. Ok, ma Silvia è una poetessa. Autunno, rumore del fuoco. Inverno, scricchiolio della neve fresca. Sì. Primavera, rumore del vento. Non riesco a leggervi tutti perché state arrivando tutti insieme, quindi vi chiedo scusa. Se c'è una cosa che ho capito è che in primavera il canto degli uccellini è assolutamente foriero di una suggestione abbastanza allargata. Inverno, il fuoco della stufa, mi dice Beatrice. Sabrina, l'estate, le onde del mare. L'autunno, il vento forte. L'inverno, la confusione per le strade. E la primavera, il cinguettio degli uccellini. Allora, suggestione finale, in modo che poi voi possiate fare una connessione con il rumore che avete scelto e le stagioni. La primavera potrebbe significare la rinascita e la scoperta. Quindi abbinate il rumore che avete scelto per la primavera alla rinascita e la scoperta. L'estate come suggestione potrebbe avere invece l'azione e la vitalità. Quindi questo potrebbe essere il rumore che ben si sposa. L'autunno invece è la stagione, questa è sempre una suggestione, non è una è questo e quell'altro, eh. L'autunno potrebbe essere il tempo delle celebrazioni e della capacità di soddisfarci, della soddisfazione, no? Il momento in cui ci fermiamo dopo che abbiamo agito in estate. L'inverno invece è il riposo, il ritiro e la riflessione. Quindi, siccome mancano davvero pochi minuti,
Io vi lascio alla vostra riflessione personale su come tutti questi giochi hanno smosso tutti questi colori, questi rumori, questi scenari, questi paesaggi, queste stanze della nostra casa, i colori dell'arcobaleno, alberi, fiori, frutta. Io veramente sono molto contenta che oggi siete stati in tanti a restare a giocare. Mi fa piacere che questo ambito del gioco finalizzato all'intelligenza emotiva abbia coinvolto tante persone. Posso dirvi che non so che cos'altro poter aggiungere riguardo, non voglio aprire altre cose perché in questo momento è troppo tardi. Quindi passo semplicemente a salutarvi, a dirvi che non so quando avrò la prossima diretta perché avevo scritto prima Gaetano, ma era impegnato e non so dirvi se ci vedremo domenica. Ma quello che so è che durante la settimana, d'ora in avanti, non sarò più alle 3 del pomeriggio, ma sono passata in prima serata, sarò alle 20 del mercoledì. Se le cose rimangono così, nel mese di maggio ci vediamo il mercoledì sera alle 8 per continuare a giocare con la nostra intelligenza emotiva, con le metafore e con le emozioni. Grazie infinite, se qualcuno ha qualche domanda da farmi particolari su tutto ciò che vi ho raccontato, mi può scrivere in privato. Ringrazio ancora tutti voi, ultra 30 persone che sono state con me oggi. Grazie a te Sabrina che sei stata con me, grazie Silvia, grazie Agnese, grazie Alice, grazie Mary, grazie a tutte. Grazie a Irene, che è stata con me, che mi ha aiutata anche ieri nel gestire questo, trovare il modo migliore per comunicare con voi attraverso questo buchino del telefono. E alla prossima, quindi non so ancora se domenica, ma sicuramente mercoledì prossimo alle 8. Grazie, baci a tutti, buon giovedì pomeriggio.